Salve a tutti cari amici di The Abushi Game e di Nathan Drake. Videogiocatori, ma soprattutto videogiocatrici di Uncharted 4. I leoni e leonesse di Uncharted 4 e di The Abushi Game. Qui è l'artefice, è Jake in compagnia. Lo specialista, Michel. E dell'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo decimo walkthrough di Uncharted 4 con il decimo capitolo. Siamo a bolla ancora una volta perché ovviamente... L'ultima volta abbiamo iniziato il nono capitolo e l'abbiamo finito. Scusate se è durato troppo, però... Siamo qui, in Madagascar, in mezzo ai leoni, alle zebre. Questo è un bel doppiaggio da fare, eh? Ho perso il segnale. Ehi, beh, sai cosa non perde mai il segnale? Questo qui l'abbiamo già visto, quindi possiamo parlarci anche su. No, guardiamo. Ma abbiamo già visto questa strada dovrebbe portarci... Dunque, stavo dicendo che probabilmente, dato che... Nathan, Sam e Sullivan hanno fatto i pronostici di Money in the Bank, ci sarà anche un altro doppiaggio dove appunto si hanno visto Money in the Bank e si confronteranno con le varie, i vari pronostici che hanno fatto. Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Mentre chi è interessato... No, è una cosa che ho detto così, adesso non è che la facciamo di sicuro. Vai dritto su quelle rocce lì e spaccale. Queste? Quelle di piccole. Quale? Chi è interessato a fare i trofei di Uncharted, sappia che ce ne sono 16 di queste cose nel capitolo. Se le spaccate tutte 16 o 14, non ricordo, vi danno il trofeo inerente a questo. Cosa si inventano? Ma io devo andare a caso? Sì, più o meno è comunque abbastanza scriptata come strada. Ah, ok. Segui il sentiero. Vedo delle rovine laggiù. Che devo uscire? Saranno la nostra rovina. Ma io, scusa, non posso andare sulle scale con la... Ma non è che si arrampica anche la macchina, aspetta, dovete... Loro non scendono. Scusate perché non ci passo. Allora, Victor, viaggi ancora molto ultimamente? Allora, stanno giù a chiacchierare. Mi mandano te a controllare. Non c'è niente qua. Cosa mi hanno mandato a fare? Perché così almeno loro possono sputtanarti tranquillamente. Per trovare il veicolo. Vabbè, è qua, non è che... Niente di interessante. Ma io non posso lanciarmi dentro in macchina. Prova. Olè! Boy, Duke! Bella questa jeep però. Mamma mia! Con la nostra fortuna, quante probabilità... Ma già che tu sei l'esperto al volante. Oh, c'è un'altra! Non si tratta di rompere qualcosa? Esatto. No, ma... Qui c'è un salto. Un po' basso. No. Dove vai? Occhio agli ippopotami. Io sto con gli ippopotami. Che sono gli animali più pericolosi dell'Africa. Ops. Incoraggiante. Per chi non lo sapesse. Dai, dai, piccola. Forza, andiamo, andiamo, andiamo. Cioè proprio andata guida American Trophy. Un'altra piano cadi. Sì. Ti prego ragazzo, solo non farci cadere. Ehi senti, sono un coda, resta al centro. Si fa presto a parlare quando guidano. Tranquilli, va tutto bene. Ci è mancato poco, era una anche lassù. No, dov'è? Vabbè, ma sì, devo prendere tutte... Ma sono tutte 16 in questo capitolo? Sì, però, santo... Non so se abbiamo già saltata qualcuna. Sono molto nascosta, è bene. Cioè, se devi risalire di là, penso, Io l'ho fatto... Non in retro, non l'ho preso subito la prima volta, il trofeo. Anche perché non sapevo che fosse da fare così. Ma guardare come sta attaccato bene Sam dietro... Devo salire lì? Sempre più in alto. Devi passare però. Va bene così. Ma schiva il fango fresco. Okay. E prendi le rocce. No, è fango fresco. Merda, è merda. Non è fango fresco. Ok, ci sto.
sto prendendo la mano. Davanti cioè si arrampica pure con la macchina, guarda te. No, la mia povera schiena. Adesso laviamo un po' la macchina. Sì, c'è una cascata però. Zozzata tutta col fango. E se ci lanciamo? Non credo che vada, cioè sarà il muro invisibile. Andrà su di qua. Tracce di pneumatici. E di passare da qui. Dinosauri, ah no? Guarda che qua un'altra. Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Lassù, sulla ora si collina. Ragiona. Aspettate che devo alzare un po' perché è basso. È una torre. Sono 12 le torri, pensa a te. Non va più, ragazzi. Hai preso un bug anche in ansante. Ehi, Victor, di che parlavi con il tizio dell'automobile? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Berricello. Hai tirato fuori i soldi per il Berricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. Importante, siamo sullo sterrato. Secondo me c'era piovere, può esserci fango. Pietro, scommetto che in questo dannato parte. Viaggio non ci servirà però, nemmeno una volta. D'accordo, reggetevi. Oh, ce n'era una lì alla tua destra. Tac! Facci piano, ragazzo. Sì. Che rumore era? Animali. Sembrava qualcuno che parlava. Quindi Nathan, tu pensi che Avery, tu... e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui. E chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso. Già, magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ha chiaramente un debole per i nascondini. Su, vai su le scale. E su. Aspetta, No, ma non puoi, Devi attaccarti col verricello alla piantala. Vedi l'esperto. Vai su di qua. Vengo anch'io. Porta sul verricello. Ho grandi progetti. Io mi ricordo, ne hanno parlato prima. E di dove il vecchio ha detto: scommetto che non lo useremo neanche una volta. Sì. Le rovine devono essere dell'epoca di Avery. Come tu lo fai il giro così? Mi ricorda una scena di Jurassic Park. Il primo. Quando salta poi, anche le corde. Quando visto? Poi piove, viene divorato dal dinosauro quello. Anche quello, altrimenti il quando. Dilophosauro. Quando ci sono i due T-Rex. Quando cade il. Dai, prova! Ah! Quando sta scappando. Anche lì, quando il ciccione... No, non è il ciccione, però è sempre bello grosso, che prova a tirare su il camion. Visto, Sally? Berricello, valeva la pena. Devo scendere. È solo una collina, non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no, ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Se cazzo cerchio, fa tutto lui. Ah, ok. Ti consiglio di andare a guardare però nella torre. Ah, ok. Siete saliti per cosa, se no? Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condon, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedetti. Non ha senso. È un artista, no, Nathan, infatti. Pensate che prima, mentre noi ci arrivavamo col vericello, Sam è salito qua e non ha notato il simbolo, ha notato solo adesso. Questa non è l'ultima tappa del nostro viaggio. No! No! Perché ti devi ammazzare così? Avrò morire. Perché? Perché volevo salire sulla Jeep senza fare il giro. Fatevi gli occhi, signori. Wow, che spettacolo. Da capo. Siete che da capo. Superato il verricello. Sfuggire all'oppressione del governo. Oh, poveri
Sinistra o destra? Loro volevano solo ammazzare. Tutte le strade portano allo stesso obiettivo. No, no. Devono vivere come uomini liberi. Se io prendo quella montagnetta lì, prova al volo. Vai. Mi sembra un'ottima scelta. No, è troppo. Dovevi andare, secondo me. Oh, no, sto scivolando. Va. Oh. Ecco. Perché dobbiamo fare queste cose che poi ci passa il tempo e non finiamo il... Hai ragione. Seguiamo, non giochiamo. Seguiamo. Ma non giochiamo. Ci schiamo. Stiamo giocando. Ma quanto diavolo è lontano questo vulcano? Di pazienza, Victor. Pensa come sono arrivati qui. Ma qua non capisci la strada. Sono partiti dall'Inghilterra. Hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sud. E continua a parlare imperterrito nonostante le buche. Cioè, guardate, ho suonato a sinistra, adesso sono tornato qui. Che per noi è stato facile. Sì, evitare di andare a 2000 all'ora comunque. No, perché per più la torretta. Io vai troppo forte. Tu l'hai vista la torretta? Indietro. Là, a dove? Guarda anche il fan sul parabrezza. Tecnicamente si chiama Kerr. Sì, ma non mi piace. No! Karin. No, è più forte. Merda. È stata presa. Ferma per forza. Li vedo. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Figli di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Come fanno a essere già arrivati di loro? Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Se quando eravamo là nel tempio ancora non sapevano niente. E ci siamo stati in video. Però non sapevano del vulcano. Fidatevi di me. Ma Riff lì sa tutto. Allora, quindi adesso cosa facciamo? Li investiamo in macchina o se facciamo... arrivi là di gran carriera, uno lo stende in macchina. Però io voglio fare una roba stealth. Sì, ma parti da qua a fare lo stealth. Ah, dici che siamo un po' lontani. Oppla! Tutti su! Andiamo a fare quello che fai. Tutti su, tutti oh, su. Oh, c'è anche un cecchino, ragazzi. Vedo un laser. Che c'è un cecchino. C'è chi dice no e c'è chi... C'è chi può e c'è chi paone. C'è chi può e c'è chi no. Si è fatto 3 metri. Sì, allora. Dovete ricordarmi anche i task. Ma come la prendi larga però? Percorrere. Ricorda il passo del giaguaro. Percorrere. No, fa solo le capriole. Deve girare intorno a una montagna per prenderlo alle spalle. Lì. Noi dobbiamo andare dove però? Noi dobbiamo distruggerli tutti. Ucciderli. Ah, tutti. Ok, ok. Sennò allora, andiamo... tanto valeva che entravi diretto in macchina. Però io voglio fare le robe più con calma. Meglio, cioè non lo so neanche. A me... però se dobbiamo ucciderli tutti. A me piace. Vai giù là. Un secondo che c'è quello là che mi guarda. Dove? Ma sai che... cioè, boh, perché non l'ho mai fatto. In realtà noi dobbiamo andare in macchina dietro quel fabbricato qua. C'è un ponte, dobbiamo passarlo. Magari possiamo anche evitare di ucciderli. Credo proprio di sì. Dov'è che è che era l'entrata che dicevi? Girati verso sinistra. Dietro questa torre? Sì. Però c'è anche il... ci dovrebbe andare sopra là e ammazzare il... il cecchino, perché secondo me se passi il cecchino ti vede. Quelli lì si possono tirare giù. Però c'è questo che non mi piace per niente. Io direi di passare. Questi qui mi vedono però se esco. Devi passare in macchina però naturalmente. Perché tutto il capitolo è da fare in macchina. Ah! Quindi? Quindi devo ammazzare per forza.
ci picchi. Potresti magari arrampicarti, uccidere il cecchino e poi con il cecchino uccidere da cecchino. Però devo ammazzare quello là. Perché sì, appena si gira, ti arrampichi lì. Esatto. Un secondo. Ma sì, vedi, c'è quello là che mi vede. Spostati. Poi c'è il vecchio che ti segue come un... C'è questo qui che devo ammazzare però prima. Ok, l'erba alta è lì. Dobbiamo andare lì. Fa il giro dietro, prenderlo dalle spalle. Adesso aspettiamo che... Puoi salire anche da lì. Si sposta. Però se io salgo da qua mi vedono quelli che ci sono lì alla torre. Se invece lo prendo da dietro... Prenderlo da dietro è sempre la scelta migliore, eh? Se si sposta, sì, però si è proprio messo qui. Tra 9 mesi si è proprio problematico. Ok, adesso proviamo. Ehi, ti ho visto! Ok, ecco, è Sam che si fa bel vecchio. Vediamo se riusciamo a salire qui. Ci picchia, non si può. Sembrava troppo facile. Non si può. Non c'è un'entrata da sotto? No. No, devi entrare. Cosa fa questo? Vecchio. È proprio scomparso. Ma passa da là allora. L'unica è... L'unica è da davanti. Infatti, l'unica è davanti. Vai intanto che quello là è la... Arrampicatilli lì. Vedi? Mamma mia. Abbiamo già un cecchino però, ragazzi. Però non è silenziato il cecchino. Quindi se io sparo, mi beccano tutti? Ma chi ti spara da lì? Puoi farli fuori tutti da qua. No, da qua non riesco a farli fuori. Sei in posizione privilegiata. C'è sempre, ci sono sempre i bidoni rossi e puoi farli esplodere. Ma a me non piace fare quelli. Allora, adesso noi aggiriamo qua. Qui non ci sono guardie. E saliamo sulla torre e andiamo a ammazzare quel cecchino del cacchio. Quello forse era meglio ammazzarlo. Vediamo se si sposta. E poi saliamo da qua. Ok. Velocemente. Ma spiegatemi. Incredibile, già il vecchio maledetto. Ok, siamo dentro. Qui c'è il fucile. È un falle, non è un cecchino però. Allora, qui si può salire a caso, no? No. Non c'è un... Non si può salire, sembrava troppo bello. Un appiglio. Allora è proprio da fuori, sull'esterno di sicuro. Questo lo ammazziamo. Dorme. Ce la fai prima che si accorga. Dalla, dalla. No! Ho una brutta sensazione. Aspetta. C'è un uomo a terra qui! Continuate a cercare, sono qui da qualche parte! Ti troverò. Da fuori adesso riesci. Oppure l'avro. Stanno salendo, andalo qui. Santo Dio. Eccolo lì. Salgo. Oh, eccolo il cecchino. C'è col laser che punta a cosa, non si sa. Molto bene. Tieni premuto. Avevo. Ok, adesso li ammazziamo da qua sopra. Hai solo 5 però, 5 proiettili. Merda. Quanti sono? Rinforzi in arrivo! No, ho lanciato una granata! No! Però ne ho due sono morti. No, abbiamo fatto tutto stealth, ragazzi, per poi lanciare una granata e farci beccare. Vabbè, dai, però vabbè, prima dobbiamo... che arrivano qua. Sullivan gli sta sparando. No, non si è sicuri che non salgono? Non hai l'altro da cecchino. Finito i colpi. L'altro? No. Attenzione! Quello che avevamo preso? Andiamo a
puoi guardare mezzo di un nuovo. Quello che è morto dovrebbe essere maciullato. Hanno una bella mira comunque, perché... hanno una gettata incredibile. Ma è morto? Sì, è perché è diventato rosso. Ah, ok. Ah, ma sai di quello che sei. Beh, però abbiamo trovato un bel... un bel posto per ammazzare, cioè. Per passare le ferie. Ma se non l'ha appeso. Che spara tre colpi. È l'ultimo questo? Era l'ultimo? No. No. Parano ancora. Rischio estremo. No! Veloce che muori! Abbiamo rischiato, okay. Eh? Mi sembrano finiti. Ok. Schiacci la freccia giù. Trovi la macchina. No, è là davanti. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativo. E come chi? Schiacci la freccia, arriva da solo la macchina. Da dove sono arrivati? Ma non è che volendo si poteva passare e anche se ci beccavano potevamo avanzare. È quello che ti avevo detto prima. Non lo so perché non l'ho mai fatto così. No, però non devi andare, esatto. Devi andare dove eravamo prima, su quella torre lì, salire e prendere il ponte. Dove ponte? Quello che si è passato sotto. Gli abbiamo passato sotto. Ah, eccolo. Questo, eccolo là. Non in retro però. Sì, no, mi rendi in mente. Dovevi. Questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. Era impossibile. Col vericello. Solo uno, tutti e due. No, ma non te lo fa fare, cioè non lo so, te lo fa anche fare. Mi tira giù il ponte. Questo è molto più classico. Ah, è tirato giù il ponte. Ancora il berricello, Sally. Comodo, vero? Non ero contrario al berricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. Dobbiamo uscire di qua. Siamo su uno scivolo! Ha! Sally, quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Savo che magari potresti... Eccola, pietruzze! ...vincerla a ritirare i suoi uomini. Come? Se le diamo una fetta maggiore... Cos'hai da ridere? No, lei non lavora così, è una di quei merci... Guarda, fa questo in piedi, Shoreline. Già, sembra una fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Savo la stessa cosa. E se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona. Se lo avessero trovato, avrebbero interrotto le ricerche. Sì, sì, hai ragione. Cosa facciamo, quindi? Dovresti inseguire il camion, fare la stessa strada. Non ci beccano. No, no, vai tranquillo. C'era una guardia. Vai tranquillo, adesso. Dov'è che andava il cane? Vedi, è già scomparso. Ehi, quello è un pozzo. Quindi? Tra i diamanti dei trofei, dentro il pozzo c'è un tesoro. Di storia, qualunque cosa riguardasse Avery e gli altri pirati. Sai, caso fossi uscito. Giusto. Libri a parte, facevo flessioni, fumavo,
cercavo di tenermi fuori dal risse tra bande rivali. E rifacevo parecchio. Ah, avete visto il fumo? La shoreline, piano. Credo di aver sbagliato strada. Probabilmente. Ah no, cioè, di là, devi solo girare. Messo il freno a mano, se no non trovi più la macchina. No, però qui è l'erba bassa. Ah, ne avevo visto uno lì invece. È semplicemente un muro. Basta, sono due? Non credo, sai. Però se vai di stealth sui primi due non ci pensi. Eccolo là, un altro sotto, non posso prenderlo però. Un fucile. Ma cosa ci fa là? Ma chi è che l'ha etichettato quello? Allora, com'è che agiamo? Perché se qui lo ammazziamo così subito. Però c'è quello, merda. Sali, sali. No, no, aspetta. È meglio farlo venire di qua. Se viene di qua. Sto facendo le foto. Io non posso spostare. Ora io mi giro perché così. Non viene mai da di qua. Quasi. Devi fare il giro tu di là. Infatti arriva. No. Ma il vecchio si è messo sotto proprio. Allora, chi è che potrebbe vedermi quello là davanti? Quello là davanti, però adesso è appoggiato. Però se tu sali, rubagli la macchina fotografica. Dovremmo farlo esplodere. E se prova a pensarci neanche, lì si può accorgerebbero. Vai a vedere. No, ti hanno visto. Non mi hanno visto, ragazzi. Miei. La pistola Baroque è quella potente. One shot, one dead. Un colpo, un morto. Ah, quella lì che lampeggia. Com'è che si fa a accucciarci? Cerchio. No, ma non si accuccia, si accuccia solo quando sei al riparo. Siamo a 29 minuti, ragazzi. Io cosa che devo fare, insomma? Devo passare con la macchina. Ok, sì. Però questi devo ammazzarli. Sì. Cosa facciamo? Gli spariamo? Ma mai si sparano da soli? Perché quello lì punta il suo amico. È vero. Segnalo, non l'hai segnato quello là? Ma no, non possiamo fare una roba in coppia, sali, vanno a prendere quello là. Magari. Perché gli mira così la testa? Che è allerta, ha visto passare qualcosa prima. Ho capito, ma... cosa facciamo? Ci facciamo. Allora, andiamo a uccidere quello là e poi uccidiamo questi due qui con la pistola. C'è solo uno, tre, giusto? Però mi sono rimasti in tre. Ok, uccidiamo quello lì. Tanto appena li uccidiamo ne arriveranno degli altri. No, se non ci facciamo beccare. Adesso io non posso passare perché quello lì guarda noi di qua. Devo fare il giro di qua. Passa lì, erba, erba. Ci siamo. Guardiamo che movimenti fa questo. Questi ragazzi. Sparagli. Bisogna sparargli per forza. Da lì. Sì. Guarda, tanto sono girati. Sparagli. Ho fatto un rumore dalla Madonna. Aspetta. Ma dai. Provato, cazzo, era davanti. Ok. Che sta giocando a nascondino. Ne stanno arrivando altri? Penso siano finiti. No. Ok. Perfetto. Ah. Ma però potresti correre un po' più veloce.
No, ma tanto loro sono già lì adesso. Non ti preoccupare, che appena sale lui. Sali, guardali. Ma prima in mezzo. No, è che io sto seguendo dove non c'è l'erba. Il problema è che non mi porta da nessuna parte. Vai. Qui credo di no. Ah, su di qua. Una grotta. Sì. Accendere i fari, no? Mi sa che li ho rotti per quello che non. Non vanno. Ma non parlano più. No, non ha più storie parole da raccontare. Scusa, dicevi? No, no. Nient'altro. Nient'altro. Cosa? Sam, sei amico di un secondino. Perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al tuo fermaposto. Wow! La shoreline ha trovato qualcosa. Dai. No, ancora. Certo. Allora, sai, non vedono una jeep. Quelli che abbiamo appena ucciso era un avamposto opzionale che non era sulla strada. Li abbiamo uccisi inutilmente. Scusa, facevi, dicevi? Ti rivedevano lo stesso. No, ma perché secondo me tu sei uscito dalla galleria e siamo tornati sulla strada principale. Ma siamo arrivati là perché abbiamo deviato. Mi hanno pestato davvero per bene. Boh, questi qui io quindi bisogna però bisogna. Questi ci sono. Grazie. Per forza. Ma mi sono rifatto quando il direttore. Infatti mi sembravano a me pochi quelli là di prima. C'è uno là su di qua. Da là, da là. Sopra? Non c'è nessuno sopra? Strano. Non ho ancora capito come si fa a girare l'angolo. Tieni che c'è lo X quando sei coperto. Come? Così giro l'angolo. Questo mi vede però, ragazzi. Sam, aspettiamo che andiamo nell'erba lì. Passa sotto, non puoi passare sotto il camion. Guardate. Ah, questo mi sta cagando. Vedi che non gira l'angolo, fa solo. Ma perché per me non eri in posizione di copertura. Questo cosa facciamo, arrivare lì e lo ammazziamo? E poi? Prendilo. Ho guadagnato un trofeo. Prendi le munizioni della pistola. Ah, là ce n'è uno, è vero. Tanto non so che trofeo era. Shh, ora dormi. Probabilmente hai stordito 30 o 50. Ah, un altro là. Ah no, ho già segnato. Questo adesso mi vede. Dovevamo uccidere quello di prima comunque. Quello lì che c'era lì davanti. Questo. No, adesso però. Magari lo ammazziamo dall'alto. Che ci vede qua sopra, sì. No, sì, no. C'è qualcuno qui sopra. Ti puoi lanciare sopra di lui, da lì. Occhio. Che ce n'è uno. Ho visto qualcosa muoversi. Ricopro le spalle. Ah, ma questo qui non l'avevo visto. Adesso però siamo in merda. Devi andare a uccidere quello lì. Questo viene su adesso, ragazzi miei. Questo qui ci vede. Quello viene su. Lanciati con la corda di là. Qui siamo a posto. Dove di là? Di là dove c'è quello là. Si è girato questo, sì. Sì. Non hai sfruttato la corda. Non l'ho vista questa corda qua. Ah, era lì, cavolo. Vediamo. Purtroppo non l'ho vista, ragazzi. Così come quello lì non vede sempre. Appunto. Vediamo se si gira, facciamo il giro.